Benvenuti in Logistics and Analytics. Quest'oggi, in questo video, ci occuperemo della creazione di un cono a partire dalla traslazione di un triangolo rettangolo. Per farlo, andiamo nel menu Visualizza e chiediamo a GeoGebra di visualizzare il pannello 3D, perché il cono, essendo un prisma tridimensionale, ha bisogno di una visualizzazione diversa. Adesso ci troviamo a sinistra il pannello della lista degli oggetti, al centro il pannello della vista 2D e a destra il pannello della vista 3D. Con il tasto destro del mouse, mantenendolo premuto, vedete, si può cambiare l'inclinazione dell'ambientazione 3D e poi si può farla ruotare e ripremendo il tasto destro si interrompe. Ci sono i nostri tre assi, vedete l'asse rosso e verde che sono quelli nel piano 2D, poi l'asse Z che è quello blu. Allora, per creare un triangolo che non deve essere posto nell'ambiente 2D ma in 3D, prendiamo come al solito, facciamo come al solito, visualizziamo la griglia e facciamo vincola la griglia snap to grid affinché i punti siano vincolati ai bordi della griglia. Scegliamo lo strumento punto e inseriamo un punto in questa coordinata, un punto nella coordinata centrale, poi saliamo e scegliamo un punto all'interno dell'asse Z. Vedete che con lo snap to grid anche in tre dimensioni è facile mettere un punto. Ecco, abbiamo i nostri punti. Vedete che adesso i punti ovviamente hanno tre coordinate perché c'è l'asse X, Y e Z. Per descrivere una figura piana, però che si sviluppa in tre dimensioni sull'asse Z, come sempre scegliamo lo strumento poligono. Con lo snap to grid andiamo sul primo punto, clicchiamo, secondo punto, terzo punto e chiudiamo ritornando al punto iniziale. Vedete che abbiamo creato una figura piana che però è in realtà è come se fosse, si appoggiasse per un cateto lungo l'asse Z. Perché abbiamo fatto così? Perché il cono è una figura tridimensionale che deriva dalla traslazione di un angolo rettangolo lungo un cateto. Adesso per farlo possiamo farlo utilizzando gli slider ed un'animazione. Creiamo uno slider, andiamo nell'ambientazione 2D, usiamo lo strumento slider, clicchiamo e diciamo a questo slider che verrà etichettato D minuscolo che dovrà modificarsi da 0 a 360 perché sono 360 i gradi di un angolo giro. Quindi da 0 a 360 con un incremento diciamo di 0,1 per fare un'animazione. Vediamo che non l'ha preso, forse vuole 0,1. Vediamo se lo prende adesso. Sì, 0,1. Vedete che adesso abbiamo creato uno slider che al momento non ha nessuna funzionalità, ma collegheremo alla traslazione di questa figura. Quindi ad esempio se noi scegliamo, andiamo, clicchiamo nell'ambiente 3D. Un attimo, che devo scegliere la freccina. Clicchiamo nell'ambiente 3D. E scegliamo simmetria planare, lo strumento simmetria planare, quello di cui ci dobbiamo rendere conto è che quando clicchiamo nell'ambiente 2D, qui al centro, si presenta una serie di strumenti. Quando clicchiamo nell'ambiente 3D, ovviamente gli strumenti sono differenti. Scegliamo simmetria planare e scegliamo rotazione assiale. Di che cosa? Facciamo rotazione assiale di questa figura, di questo triangolo, clic. Secondo questo cateto, vedete che ci chiede di quanti angoli lo dobbiamo ruotare assialmente. Noi non gli diamo il riferimento in angoli, ma è come se avessimo dichiarato una variabile. Noi gli diciamo di ruotarlo di quanto noi decideremo nello slider D. Quindi non ruotiamo secondo un grado, ma secondo D. Clicchiamo OK e vedete che adesso se noi muoviamo. Un attimo, ci vuole un attimo prima che si renda conto del passaggio da, ecco, se noi operiamo nello slider D, voi vedete che si crea una simmetria rispetto alla nostra figura piana e così noi chiederemo di fare 360 simmetrie e verrà fuori un cono. Possiamo a questo punto, per verificare che effettivamente l'angolo sia di 90 gradi, possiamo ad esempio, sempre con lo strumento angoli, cliccare su angolo, doppio cliccare sulla figura e vedete che anche a livello 3D ci dice per esempio che l'angolo è di 90 gradi. La figura inizia ad essere pasticciata perché ci sono tanti elementi perché siamo nel pannello 3D, ma questa è la prova che la figura è di 90 gradi. Adesso quello che dobbiamo fare
è semplicemente dire alla figura traslata, tasto destro, di lasciare la traccia attiva quando si muove, e poi facciamo tasto destro sullo slider e diciamo animazione attiva. Vedete che animandosi, facendo avanti e indietro, in questa maniera si sta creando, come vedete, un cono. Ma questo tipo di operazioni possono essere molto pesanti sul processore perché sono operazioni incrementali che, come vedete, mettono in difficoltà il computer. Ad un certo punto va sempre più lento. Questo è semplicemente un esperimento per vedere come si può creare un prisma a partire da una figura piana utilizzando uno slider come dichiarazione di una variabile e poi l'animazione. Vedete che l'animazione sta facendo avanti e indietro da 0 a 360 e va sempre più lento. Un consiglio: non lasciatelo andare avanti all'infinito perché potrebbe appunto essere troppo pesante a livello di calcolo sul processore. Adesso fermiamo l'animazione facendo tasto destro sopra lo slider e togliamo animazione attiva. Abbiamo creato un cono in un'ambientazione tridimensionale a partire dalla simmetria di un triangolo rettangolo con un angolo di 90 gradi. Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.